These days. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale con un ospite molto molto bello. Vedo che mi sto morendo caldo. Infatti fa veramente caldo ragazzi in questo momento. Ma comunque è figo perché abbiamo le magliette più o meno simili alla finale di Champions che si sta giocando in questo momento. Diteci chi avete tifato in finale di Champions. Ma che c'entra? No, vabbè, che così per dire. Detto questo ragazzi, oggi siamo qui, come hai detto dal titolo, per reagire più o meno, per discutere. Ho reagito. Per appunto ridiscutere la nostra classifica iniziale. Sapete che su idea sua ad agosto tipo avevamo portato la classifica del pronostico sulla classifica di Serie A. E quindi niente, adesso io andrò a leggere più o meno la mia, cioè pensa più o meno la mia classifica, che voi vi ricordate sicuramente, ve la lascio qui sopra nelle schede. In descrizione trovate il suo video e anche il suo canale, molto importante, seguitelo, che perché comunque è un giovane canale piccolo, emergente. Esatto, emergente, tacciro. Quindi iscritti mia. Comunque, allora, oggi siamo qui, visto, cioè perché tu non lo sai, ma in questo momento c'è una grafica pazzesca che partirà tra 3, 2, 1. Grafica pazzesca, perché voi state leggendo la classifica finale della Serie A, proprio quella vera, no? E le nostre ai lati. Allora partiamo, al 20° posto c'è il Benevento. Tu chi hai messo? Io che ho messo la SPAL. Fai schifo. No, ma ti spiego anche perché. Tu chi hai messo? Il Crotone. Io avevo messo, lo sai perché ho fatto questo discorso nel video, avevo detto, cioè ho invertito il Benevento e la SPAL. Perché avevo fatto il discorso sulla SPAL, non è ancora pronta per la Serie A, si è dimostrato il Benevento. E invece il Benevento ha detto, però se la può cavare, si è dimostrata la SPAL, che ha giocato per calcio. 19° posto, io ho messo il Crotone. Io ho messo la SPAL. Oh, è invertito. Nella realtà ci sta il Verona, io invece l'ho messo un po'. Quindi siamo a 0 punti. Sì, è bellissima questa cosa. 18° posto, nella realtà c'è il Crotone, io ci ho messo il Sassuolo. E io pure il Sassuolo. Oh, hai visto? Sappiamo del Crotone. È molto importante questa cosa. Perché ci hai messo il Sassuolo, Sic? Per il cambio di aveva preso buchi ragazzi, buchi. Infatti hanno stavano in Serie B. Sassuolo ha rischiato peraltro nella prima parte di stagione, poi si è abbastanza ripreso, quindi in parte ce l'avevo anche preso. Al 17° posto c'è la SPAL, nella realtà io ci ho messo il Chievo. Io il Benevento. No, pure io il Benevento, scusami. Perfetto. Non più avanti. Sei un copione. Quindi SPAL Benevento invertiti. Okay. Questa cosa io almeno ce l'avevo in parte preso. Non sarebbe questa cosa. 16° posto, nella realtà c'è il Cagliari. Tu ci hai messo il Chievo. Il Chievo e io pure. Oh, grande, un campionato molto chiuso, molto sì, esatto. Ad alti ritmi. Ha chiuso su, ma in realtà ha fatto malissimo. Tant'è vero che poi al 15° posto c'è il Bologna. Io ci ho messo l'Udinese. E io ci ho messo l'Atalanta. Oh, lo sai che anch'io in realtà non ho dato tanta fiducia all'Atalanta. Perché ho detto giocherà all'Europa, si impegnerà, esatto. Non ce la farà invece. Invece complimenti Gasperini, ottimo allenatore, davvero. Però avevo detto nel video, ci saranno queste squadre, magari non saranno così, ma saranno tutte appaiate. Avevo detto Chievo, Udinese, Cagliari, Genoa e Bologna. E più o meno saranno tutte qua. Ma io l'ho messo più o meno così. Saranno tutte qua perché c'è Cagliari, Bologna, Udinese, Chievo e Genoa salendo. Mi dispiace, ancora 0 punti. Sì, infatti. Procediamo. Dal basso verso l'alto. Cagliari, Bologna, Lazio. Lazio, così in basso ho messo la Lazio. Sì, l'ho messa 11esima. Non gli ha dato una lira. 11esima l'ho messa. Io l'ho messa abbastanza in Europa, l'ho messa, quindi. All'11esimo posto, in realtà chiuso al 10°, mentre in realtà c'è il Sassuolo, io ci ho messo la Samp. 10°, ci ho messo la Samp. E io l'Atalanta. E per lo stesso discorso, in realtà che da 10°, la Samp qua. La Samp? La Samp, sì. E andiamo a punto 6! Mi chiedo, in qualsiasi tipo di sfida lui mi batte. Non avete pure quella di Menzo che è uscita, che mi fa troppo ridere. Però è spoilerato, non è? Spoilerato. Vabbè, però è stato divertente, è stato molto divertente. Poi andiamo avanti. Nono posto, c'è il Torino. Io nella realtà ho messo la Fiorentina, che in realtà è chiuso all'8°. E io ho messo il Genoa. Oh, il Genoa. Andaci fino a conta sulla boccia. Ah, sì, infatti. Ottavo posto, io, sorprendentemente, ho messo il Verona. Ho dato un sacco di fiducia al Verona. Madonna cara. Perché avevo detto, secondo me farà il campionato più o meno che ha fatto nel 2014, quando è tornato in Serie A, però chiudendo addirittura meglio. Perché okay. C'erano Cassano, Pazzini, Cassano ci ha ripensato. Io ci ho messo l'Udinese, è vero, sì, Gabbo. Settimo posto, l'Atalanta. Nella realtà, io ci ho messo il Torino. E io pure ci ho messo il Torino. Il Torino, hai visto, quindi anche qui proprio zero. Sesto posto. Io ci ho messo la Lazio. In realtà c'è il Milan. Ho invertito praticamente la Lazio. Cioè Lazio, Milan e Inter le ho messe in fila diversamente, quindi non ci ho preso. Allora, però, aspetta, il sesto posto che hai messo? Avrà segnato il Real Madrid. Bale. Scusate ragazzi, andiamo a vedere che cosa ha fatto Bale, torniamo subito. Still go, oh, mamma mia che gol che ha fatto Bale. Chiudiamo. Rimettiamo la grafica? Sì, rimettiamo la grafica. 1, 2, 3. Ragazzi, cosa brutta, un orgasmo. Allora. E quindi complimenti anche alla Lazio, che si sarebbe meritata, poi ho chiuso quinta, si sarebbe meritata secondo me da romanista in Champions League. Ho messo la Fiorentina.
Qui stiamo sempre 1-0 per me. Anche se la Fiorentina poi nelle ultime giornate correva, però non ci è arrivata. Quinto posto. Nella realtà c'era la Lazio. Io ci ho messo l'Inter. Io ci ho messo il Milan. Io penso invece il Milan l'ho messo al quarto in Champions, convinto che potesse, con il tanto mercato, ho detto c'era chi parlava di scudetto, ho detto anche meno. Però in Champions ci può arrivare, alla fine è successo di tutto per il Milan. Io invece ho detto, io penso che al di là di tutto il Milan, è vero, si è migliorato tanto, però arriverà quinto, perché comunque ci avrà problemi. E in Champions ci andranno i cugini dell'Inter come quarti. E quindi hai preso l'Inter. Hai preso l'Inter 2-0. Beh, ma secondo me è bello. È fantastico, io credo già dire. Terzo posto. Io ci ho messo la Roma. E io pure. Quindi 3-1. Quindi 3-1. Perché la Roma la consideravo meno pronta. Più che altro l'ha rivoluzionato tanto. Sì, la Roma comunque aveva cambiato allenatore. Il Napoli e la Juve dovevano semplicemente confermare e lottarsi lo scudetto. Infatti le prime due l'abbiamo messo così. Tu chi hai messo prima? Io ho messo prima il Napoli. E io ho messo prima la Juve e secondo il Napoli. Quindi stiamo 4-1, ho perso la rosetta. Però qui non è questione di bravura clamorosa. Perché? Ma diciamo che se dobbiamo fare una sfida, probabilmente bisognerebbe vedere squadra andata in Champions, squadra andata in Europa e squadra di retrocessere. Però comunque poi, insomma, anche queste minuziose differenze è divertente analizzarle. Sì, nel senso che poi il Napoli ha fatto un grandissimo campionato. Sì, fino alla fine poteva provare ad arrivare primo. La Lazio poteva tranquillamente arrivare in Champions. Sì, se lo sarebbe anche meritato. Il Milan, però, anche qui c'è stato un momento in cui provava il derby, si è fermato. È vero. Fateci sapere la vostra su questo campione Serie A in generale, che secondo me, penso che tu sia abbastanza d'accordo, è tornato ad essere un campionato combattuto. Sì, è stato uno dei più belli degli ultimi 10 fino alla 37esima di 38 giornate era tutto in bilico, tutto. E quest'anno era l'unico campionato, l'unico paese in cui c'era tutto in bilico. E poi fra l'altro alla 38esima giornata c'era ancora da giocarsi la Champions, l'Europa e la retrocessione. Fino proprio all'ultima partita del campionato. Poi finita 2-3 a segnato Vesina all'ultimo. È vero. Cioè, sono qualcosa di fantastico. Bellissimo, noi ci auguriamo che anche la prossima stagione sia così. Detto questo, ragazzi, fateci sapere cosa ne pensate di questa Serie A. Fateci sapere chi pensavate che vincesse lo scudetto, a parte questo... persona autistica, perché lui ha detto solitamente lui sul suo canale è normale, poi sul mio diventa autistico. Detto questo, sul suo canale stanno uscendo tanti video molto deve uscire la grafica un'altra volta. Vabbè, comunque ragazzi, lasciate like a questo video, in descrizione vi lascio il canale di Sick, vi ripeto, fateci sapere la vostra, lasciate like, commentino qui sotto, iscrivetevi se lo siete già attivate la campanellina, esattamente, se l'avete già attivata Donate un grazie e arrivederci. Un bacione, never give up, chiudila tu con la manina, bella regà. Apriti, come si apre quella troia? Non so di che tu parli, ma mi dispiace. Perché ti dispiace? Lei gode aprendosi. Vabbè, ho capito, ma che vuol dire lei gode aprendosi? Che gode quando io... Ma no, ho capito. Ma pure precisato, sei ancora lei un coglione. Dai, muoviti. Mazza che calma, ma sta scherzando. Stiamo anche registrando.